Dunque, ben ritrovati con Tele4 Estate. Siamo ospiti della società velica Barcola e Grignano, come lunedì e martedì della scorsa settimana, a cui va il ringraziamento per l'ospitalità e per anche la fortuna di avere bel tempo e di poter godere della sede e degli spazi esterni della sede. Siamo in compagnia di Roberto Aurizio, giornalista di City Sport. Buongiorno, ben trovato. Ciao Bernardo, buongiorno a tutti. Parleremo di attività sportive a Trieste, un punto della situazione su quelle che sono le squadre principali del panorama sportivo, calcistico, cestistico, pallamano e tutto chi più ne ha più ne metta. Poi c'è anche un torneo di tennis interessante che prenderà il via verso la fine del mese, che potrà comunque tenere anche impegnati gli appassionati di questo sport nel contesto triestino per un torneo che comunque ha con montepremi piuttosto invitanti. Il numero per poter intervenire nella nostra trasmissione è il seguente: 351 1756 147. Noi saremo in diretta fino alle 14:06-07 circa, giusto per chiudere questa mezz'ora assieme. Allora, io parto dalla terza maglia della Triestina. Perché? Perché si è chiuso sabato, se non mi ricordo male, il contest lanciato proprio dalla Triestina, contest online su Facebook, per far scegliere ai tifosi il colore della terza maglia. Era in lizza una gialla con rifiniture rosse, una verde e una azzurra, quella che poi ha vinto. Terza maglia, ripetiamo, quindi si tratta di una divisa che verrà utilizzata saltuariamente. Ci saranno poche occasioni, ma qualcosa magari si verificherà dove si utilizzerà questa maglia, però è bello per il club Rosso Labardato poter far partecipare i tifosi, come è stato anche in passato per la scelta invece di quelli che erano i loghi da collocare nella prima maglia, quella rossa, quindi se scegliere la alabarda come era una volta sul petto, oppure scegliere il nome dello sponsor, eccetera, eccetera. Cosa ne pensi? Ti piace quel colore? Azzurro, azzurrino chiaro. Ma diciamo a me non dispiaceva il blu scuro quasi tendente al nero che si usava negli ultimi anni, però dai, insomma, alla fine credo fosse più un modo così Sì, per partecipativo. far partecipare il pubblico, considerato poi che non si va allo stadio da un sacco di tempo e tutto, insomma, tenere un po' caldi i tifosi, diciamo che era anche giusto. A me, io ero legato un po' per questione, diciamo, anagrafica, quella verde, perché mi ricorda la promozione in Serie B di Ferrara, tanto per dirne una, però va bene, insomma, credo che come colore, tutto sommato, va bene questa, dai. Boh, insomma, ripetiamo, era una bella iniziativa per far partecipare i tifosi, poi la maglia può piacere, può non piacere, a discorso del successo fra chi l'ha votata, e quindi va bene così. Hai sollevato un tema importante che riguarda un po' tutte le attività sportive, e se vogliamo poi entrare nel tessuto locale quotidiano, continua a essere comunque un aspetto di primaria importanza per tutti quegli esercizi pubblici o attività che hanno un pubblico. Infatti si parla proprio del pubblico, dei tifosi nel caso dello sport, dei partecipanti a un concerto, nel caso di eventi organizzati da l'uno o l'altro ente. Verso cosa si sta andando? Parliamo del calcio, ma poi passiamo al basket anche nei confronti della fruizione del pubblico allo stadio. Beh, è una bella domanda, nel senso che non si è ancora ben capito verso dove si sta andando, nel senso che si parla di questi 1.000 tifosi, che vuol dire tutto e niente, perché 1.000 tifosi in un campetto di periferia per una partita di dilettanti vuol dire riempire lo stadio, fermo restando che vanno rispettate tutte le norme sul distanziamento, contro gli assembramenti, eccetera. 1.000 persone a Rocco. Neanche non si parla, no? Di fatto, se le vuoi distanziare a Rocco, puoi mettere tranquillamente i 4.000 abbonati che c'erano quest'anno, distanziandoli serenamente, senza appunto difficoltà dal punto di vista dell'evitare gli assembramenti e della propagazione eventuale del virus. Quindi credo che la cosa più giusta sarebbe mettere una percentuale di riempimento degli impianti, prevedendo che ci sia il solito metro, 1,5 metri, 2 metri, indifferente, insomma, facciamo le regole come sono per altri eventi, concerti, eccetera, che già si cominciano
a fare, seppure in maniera appunto più in sicurezza, credo che anche per gli eventi sportivi si debba andare verso questa direzione, magari con delle distinzioni tra gli spazi aperti e gli spazi chiusi, che possono essere un po' diversi, però alla fine se si vuole ripartire, speriamo si riparta, insomma, vedendo poi come andranno le cose dal punto di vista proprio dei numeri, però sì, non credo sia possibile continuare ad andare avanti ad libitum senza pubblico, perché soprattutto in certe categorie, parliamo della Serie C di calcio, ma anche nel basket a tutti i livelli, giocare senza pubblico diventa quasi insostenibile per quasi tutte le società. Allora, intanto sentiamo una telefonata. Buongiorno. Buongiorno Gullotta, sono Diego. Buongiorno, prego. Allora, io al di là del e al gentile ospite del City Sport, una sua opinione su quella che può essere la ricetta magica con cui il Pordenone ieri, con la vittoria sul Frosinone, ha quasi matematicamente conquistato la promozione in Serie A. Cioè, parliamo di una società dove a Pordenone appunto il calcio non è che sia seguitissimo, ma è esattamente quello che è riuscito, non è riuscito invece la Triestina, voglio dire, no? Quindi una doppia promozione nell'arco di due stagioni è purtroppo quello che ci si aspettava dalla Triestina. Così, una ricetta magica sulla quale bisognerebbe un po' riflettere. Grazie, buona giornata. Grazie, scusate, io ho un rapporto stretto con le vespe e con gli insetti che io li attiro, come neanche forse è stato così con le donne tutta la mia vita, adesso sarei un Don Giovanni, a parte gli scherzi, battute a parte, per la gioia signora che per fortuna non mi sta seguendo in questo momento, ma al di là delle battute e delle vespe, che spero che non ti inquietino ancora, sul Pordenone ci sono, diciamo, croci e delizie da poter raccontare, nel senso che è una squadra che si sta meritando la posizione in classifica che ha e che sta dimostrando anche sul campo. Ieri con l'1-0 ha fatto un passo decisivo, poi magari quasi matematicamente... No, diciamo un passo importante verso la finale dei play-off. Verso la finale dei play-off, siamo ancora in semifinale, certo. Quindi. Poi se parliamo però a Trieste di Pordenone... c'è sempre quell'aspetto di un po' campanilismo sportivo, lo chiamiamo anche così, la concomitanza con lo stadio, l'avversità sportiva che magari non trova in tutti i triestini una soddisfazione nel saper di poter anche convivere, anche se sarà molto difficile a mio avviso, poi non so cosa ne pensi tu, con una Triestina in Serie C, un Pordenone in Serie A, tutte e due a Rocco. Allora, partiamo dalla domanda del telespettatore. Diego, sì. Allora, il Pordenone indubbiamente è una realtà che sta facendo benissimo, ha costruito bene, ha vinto la Serie D, poi è anche passata per qualche stagione deludente in Serie C, non è che ha fatto tutto sempre vincente, ma come normale che sia, però evidentemente ha saputo negli anni costruire un impianto di squadra che adesso si sta giocando, come giustamente diceva Diego, questa incredibile opportunità di andare in Serie A, tenendo conto che sai, quando l'anno scorso la Triestina era vicina a, ormai due stagioni fa, andare in Serie B, si dice no, ma bisogna rivoluzionare la squadra. Il Pordenone non ha rivoluzionato niente, ha aggiunto alcuni elementi importanti, però con la struttura che ha vinto la Serie C si sta giocando un posto in Serie A. Per quanto riguarda la questione impianti, io dico, sono due cose da dire. Una, qui probabilmente mi farò qualche nemico, prenderò qualche insulto, spero solo virtuale, perché insomma, secondo me tutta questa protesta contro il fatto che il Pordenone sia venuto a giocare a Trieste, eccetera, non ha molto. È sterile. Sì, io la trovo poco, tanto più che era abbastanza logico che la Triestina non avrebbe giocato a Rocco se non con incroci, diciamo, particolari, per cui non ci vedo una cosa. Poi la grande rivalità con il Pordenone, fino a tre anni fa il Pordenone e la Triestina non sapevano neanche che... Non si incrociavano mai, certo. Sì, non c'è mai stata rivalità Pordenone-Trieste, direi a nessun livello, no? Però vabbè, detto questo... Solo perché è una corregionale, diciamo. Sì, vabbè, ma
però appunto la rivalità è sempre stata con Udine, nel basket anche con Gorizia, ma Pordenone e Triestina, in questo caso parliamo di calcio, sono sempre state realtà che per tanti anni hanno militato in categorie diverse, che non si sono mai incrociate, non c'è mai stata grande cosa, se non sì un episodio di qualche presunto imbrattamento che anche lì è poco chiaro, ma vabbè, insomma, diciamo che visto che lo stadio è il comune, è giusto che abbia deciso il comune, e secondo me non c'è nulla di grave che il Pordenone abbia giocato qualche partita e giochi qualche partita a Rocco. Detto questo, allora il Pordenone arriva in Serie B e non ha uno stadio a disposizione perché il Bottecchia non è fattibile, c'era l'ipotesi di costruire addirittura un nuovo stadio a Pordenone, che però non è che lo costruisci in qualche settimana, va a Udine, poi a Udine non c'è, viene a Trieste. Oggi c'è questa possibilità addirittura della Serie A, per cui già le ipotesi che si facevano di andare a Fontana Fredda, di andare a Lignano, eccetera, verrebbero a cadere, perché non sono stadi che neanche con gli interventi che si erano previsti possono ospitare la Serie A. Allora io dico, rimangono Udine e Trieste. Però la domanda che mi faccio è questa: si fa tanto, si parla tanto gli impianti in Italia eccetera, e poi si continua ad accettare che società che non hanno uno stadio vengano a giocare in determinate categorie. Allora nella bontà del lavoro che ha fatto il Pordenone eccetera, faccio un esempio: il Sud Tirol, sì, che conosciamo bene in questi anni, già quest'anno, tanto che Sud Tirol Triestina playoff si è giocata a Bressanone perché stava lavorando, sta adeguando l'impianto per un'eventuale Serie B, ok? Quindi pensa un po' più non avanti. Sono scaramantici. No, no, ma fanno no, bene, scherzo. Devi pensare che un domani puoi andare, certo, in Serie B. Allora, ma poi è un investimento anche per una struttura che può essere polifunzionale, che dico, esatto, faccio un esempio, esatto, può ospitare un concerto oppure sì, può quello, anche ospitare la nazionale. È quello che si pensava di fare in piccolo, ovviamente, perché parliamo di Fontana Fredda, quello che si pensava di fare con l'impianto, diciamo, dedicato al Pordenone, poi per fare anche altre cose. Allora io dico, ma vogliamo fare a livello federale di FIGC, proprio nazionale, una regola, delle regole chiare e stringenti secondo cui una società che sale in determinate categorie, magari una squadra che arriva dalla Serie C, gli diamo un periodo di tempo per adeguarsi, ok? Ci può stare, però un periodo, un anno, non è mezzo, non lo so, perché altrimenti ci troviamo sempre in queste situazioni qui, con squadre che fanno i pellegrinaggi in giro per l'Italia, il prossimo anno appunto il Pordenone va in Serie A, la Triestina deve giocare il suo campionato, ma devi avere il Rocco sempre impegnato. Per a me va bene che si dia ospitalità a una società che ne abbia bisogno per un periodo, ok? Però non trovo giusto che una società vada in Serie B, vada in Serie A senza avere un impianto a disposizione, perché siamo contro proprio la filosofia di quello che deve essere il calcio. Cioè lo stesso tifoso del Pordenone si deve fare, vero, le trasferte a Trieste ogni settimana, quando ogni due settimane casa, per giocare in casa. E quindi servono, io non pretendo che il Pordenone debba avere lo stadio da 20.000 posti, 30, perché non ha senso, può avere anche uno stadio piccolo, non è un problema la dimensione, però deve avere una struttura. Cioè il CRAS, quando è andato in Serie D, ha adeguato il proprio stadio a Rupin Grande, quindi insomma parliamo di un campetto di dilettanti, ma come normale che sia, con il settore ospiti eccetera. Il San Luigi, quando è andato in Serie D, ha dovuto adeguare alcune cose e perché il Pordenone o chi per lui non deve fare altrettanto? Questa è la cosa che mi chiedo. Pordenone, che quanto credi potrà essere ospite di nuovo a Rocco il prossimo anno, a prescindere da Serie A o Serie B? Cioè, troverà un accordo con Udine, troverà un accordo con Trieste o se ne andrà in qualche altro posto? Qual è la strada più, allora, se va in Serie A, reale oggi? Se va in Serie A non credo ci siano troppe alternative a Trieste, quindi sembra abbastanza assodato che possa essere Trieste la casa del Pordenone in Serie A. In Serie B si parla di Lignano come possibile
soluzione, ma siamo sempre nel discorso di prima, insomma, no? Questi devono andare a Lignano e così via, cioè lo stadio Pordenone si adegui quello che c'è, se ne faccia un altro, si metta a posto Fontana Fredda, si facciano mille cose, ma va sistemata la questione. Certo. Abbiamo una telefonata ancora, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno, prego. Volevo chiedere all'ospite, insomma, magari attraverso le pagine del suo giornale, potrebbe un po' sensibilizzare sul problema sport giovanile che si sta affrontando in questo momento, perché al momento nessuna società riesce ancora a programmare niente, perché ci sono il caos delle palestre per colpa della scuola e del Covid e nessuno sa ancora niente. Tutto qua. Okay. Grazie. Grazie. Ciao. Guai, la ringrazio anche perché ha anticipato un po' un altro degli argomenti che volevamo trattare in questi ultimi 10 minuti, che era proprio quello delle attività giovanili, nel senso che ci sono ancora molte incognite sulla ripresa a pieno regime, diciamo un regime normale, e poi anche là la questione legata al pubblico degli sport all'aperto o al chiuso, che siano di squadre individuali. Sì, qui è proprio una questione, prima ancora della questione pubblico, è proprio una questione di impianti, come giustamente diceva il telespettatore, no? Parliamo di basket e pallavolo in particolare, per quello che riguarda gli impianti scolastici. Sappiamo che ci sono appunto delle grosse incertezze per quanto riguarda la ripresa della scuola e soprattutto la disponibilità degli spazi, no? Perché se la scuola ha bisogno di turni per l'utilizzo delle palestre, diventa difficile farlo per le società sportive. Nel caso si possano essere utilizzate le società sportive, come si auspica e si sta cercando di fare, diventa un problema perché ci sono più società, più squadre che si allenano, quindi subentra la questione di protocolli, di sanificazioni, eccetera, tra un allenamento e l'altro. Quindi, però problemi ci sono anche nel calcio, che ha gli impianti, diciamo, più disponibili, se vogliamo, però anche le date indicate per l'inizio dei campionati, in particolare i giovanili, che verso fine settembre hanno un grosso punto di domanda, perché ci sono dei protocolli che le società faticano effettivamente a garantire, considerato poi che il grosso problema è che la responsabilità di degli eventuali contagi eccetera ricade sui presidenti delle società, quindi che direi comprensibilmente non hanno tutta questa voglia di prendersi sulla schiena una responsabilità del genere. Quindi effettivamente la questione sollevata è reale, c'è tanta incertezza, ci sono tante preoccupazioni da parte delle società, ripeto, sia per l'utilizzo degli impianti, in particolare di quelli scolastici, che per poi l'organizzazione degli allenamenti, eventualmente delle partite, per quanto riguarda poi tutta l'attività, soprattutto per quello che riguarda i giovanili. Certo. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Niente, volevo dire... Su la Triestina. Allora, abbiamo avuto due possibilità... Pisa, Pordenone, eccetera. Al povero Pavanelli lì tutto due partite, eccetera. Ma noi siamo in grado, abbiamo la forza societaria in federazione da quanto per andare su, per andare in Serie B? Mi sa, forse ci maltrattano troppo. Ma perché? Ok. Ho capito più o meno il senso della sua riflessione, cioè oltre ai fattori sportivi, quindi capacità di vincere le partite, ma se la Triestina ha un, chiamiamolo, potere persuasivo, societario, diplomatico anche, per non farsi mettere sotto da quelli che sono magari club più blasonati e che possono vantare titoli o permanenza in serie maggiori
in maggior misura rispetto alla Triestina è che possono fare un po' più la voce grossa senza essere in qualche modo ripresi. Questo mi pare di aver colto dalla sua telefonata, che non è storia societaria, ma peso odierno all'interno di quelle che sono poi le 22 società che compongono la Serie B. Se parliamo di Serie B, 20 della Serie B, o quelle che siano nelle serie C e a scendere. Queste sono domande sempre un po' complicate a cui rispondere, nel senso che faccio fatica a pensare che ci sia una mala fede nel maltrattare uno piuttosto che un altro. Più che altro faccio fatica a pensare che il Pisa, il Pordenone o il Potenza, come è successo quest'anno, abbiano più ascendente sulla federazione, sugli arbitri, perché di episodi arbitrali parliamo, rispetto alla Triestina. Questo, poi fermo restando che indubbiamente l'anno scorso in finale ci sono stati c'è stato soprattutto un rigore non dato clamoroso per quel famoso tocco di mano contro il Pisa, e quest'anno c'è stato quella spinta evidentissima, se vogliamo ancora più clamoroso di quello della finale con il Pisa su Procaccio. Poi ripeto, così a freddo, ripeto, faccio molta fatica a pensare che il Potenza possa essere più influente della Triestina. Poi ripeto, non lo so, vedo più in generale come sempre purtroppo un bel po' di confusione a livello di gestione del calcio in Italia. Lo abbiamo visto sulla questione Covid, lo vediamo adesso con queste regole buttate lì quasi all'ultimo momento sulle rose di 22 giocatori, eccetera, sì. Con le società che magari già avevano, come nel caso della Triestina, giocatori anche in prestito che rientrano, rose più ampie che adesso si trovano a fare il mercato dovendo pensare prima agli esuberi e poi eventualmente a intervenire per rinforzare la squadra. Io ho sempre saputo, e lo abbiamo visto e lo abbiamo sentito anche per quanto riguarda le famose riforme, la C dell'IT, la B40, tutte queste cose qui, si è detto no, non si possono fare da un anno all'altro, si fanno dal 2021-2022, benissimo. Allora, al netto che queste regole secondo me sono cervellottiche, non portano a niente dal punto di vista del risparmio per le società, perché poi di quello che parla in particolare il presidente della Lega Pro Ghirelli, allora dico, vuoi fare queste regole qui, facciamole anche queste dal 2021-2022, visto che le regole non si cambiano in prossimità della nuova stagione. Però evidentemente credo che si parte un po' da lì anche su tutto il resto. Poi io mi auguro che la Triestina esca presto da questo pantano, perché poi sappiamo che è un bagno di sangue economico. Abbiamo sentito tutti le parole di Milanese, magari dettate anche dall'amarezza della sconfitta con il Potenza e di quel famoso rigore non dato. Però qualcuno magari anche ha delle parole critiche nei confronti della gestione societaria. Detto questo, però, ok, un domani senza questa realtà che sta reggendo la Triestina, magari anche con degli errori, per carità, mi domando cosa potrebbe chi ci sarebbe, perché appunto secondo me torniamo ai Pontrelli e in Boc, però ma metti. Sì, esatto, rischiamo quella fine lì, quindi speriamo che questa sia la stagione buona e che si riesca, magari vincendo il campionato, perché poi questi playoff abbiamo visto come funzionano, di centrare questa Serie B, che sarebbe una boccata di ossigeno di più. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, no, sono quello di prima. Ah, prego, ci dica. Intanto ha centrato perfettamente quello che intendevo dire. Ok, per meno male. No, meno male, ma no, per lei le viene facile. No, allora io volevo dire, non è che Potenza, Pisa, eccetera, sono più di noi. Siamo noi meno di loro. È un po' una bella domanda, perché però noi non andiamo su. E l'episodio è questo, l'episodio è quell'altro. Io non do colpa a arbitri, eccetera, non mi arrampico niente. La società, non so, ha un presidente australiano,
proprio uno viene da pensare anche stupidaggini, cioè non vedo questa forza che gli altri non so come possono averla. Ci giriamo un po' attorno. Grazie. Grazie a lei, sì. Allora, intanto mi fa piacere avere indovinato la domanda, il concetto che lei voleva esprimere. Quella del presidente australiano, che può quindi sembrare, diciamo, come distante dalla realtà e magari anche interessato a un business rispetto a una crescita, cosa che tenderei ad escludere. È chiaro che un imprenditore fa anche business, però forse quella che vuole essere una tradizione italiana del presidente locale che ci mette mano, che fa del bene del territorio, eccetera, forse nel 2020 come idea dovrebbe essere abbandonata, ma non lo dico io che non sono nessuno, lo vediamo dai fatti. La Roma è appena stata ripresa da un americano all'altro. L'Inter, abbiamo visto i passaggi di proprietà di questi ultimi anni al pari del Milan. Tante altre società, Bologna, realtà più piccole. Sì, anche realtà più piccole, sono comunque prese come gestione da proprietà straniere. Basti pensare ai grandi club europei, che sono anche di dominio economico degli Emirati Arabi. Andiamo a vedere il Paris Saint-Germain, andiamo a vedere Manchester City. È molto romantica la gestione dell'Inter di Moratti, vogliamo dire del Milan di Berlusconi, o comunque dare merito anche alla Juventus della famiglia Agnelli e Khan. È molto romantica e fa molto piacere, perché comunque si tratta poi di imprenditori che, seppur lavorino e guadagnino anche in commerci internazionali, mantengono una storia di imprenditoriale italiana che comunque dà lustro al paese. Sta di fatto però che la Triestina, e qui mi preme sottolinearlo, se non è portata avanti da un punto di vista quotidiano dal presidente Biasin, è al 100% tenuta, ma proprio in mano molto stretta, da Mauro Milanese, che oltre ad essere triestino è uno che il calcio lo conosce ed è uno che va in Lega, si batte, va in Lega Calcio, si batte, alza la voce quando l'abbiamo visto nei post partita, quando ritiene ci siano errori arbitrali. Quindi mi viene da pensare che comunque ciò che non fa Biasin lo fa Milanese, come se fosse il presidente lui. Poi ovviamente c'è una gerarchia, insomma, ecco, io tutto quello che ho detto è: spero che non sia il ruolo di presidente, quindi la figura apicale, a dover far pensare a chi vuole male eventualmente alla Triestina che non si meriti la Serie B. Sì, poi c'è Mario Biasin, lavora in Australia, vive in Australia e tutto quanto, ma il legame con Trieste c'è. Sì, Trieste, oltretutto, esatto, maggior ragione. La famiglia, tutto quanto, quindi tendo a escludere che possa essere una questione, diciamo, di favorire realtà tra virgolette italiane piuttosto che straniere, perché insomma mi sembra un po' strano. Poi sulla questione del business, a me se arriva o se lo stesso Biasin prende la Triestina per fare business e lo fa bene, a me non creo nessun problema, anzi, bravo. Esatto, cioè un domani la Triestina fa il botto come sta facendo il Pordenone, va in B o addirittura va in Serie A, Biasin fa il business, rientra degli investimenti che ha fatto e che continua a fare, a me sta benissimo. Ben venga una cosa del genere, non si può pensare al calcio solo come una questione di cuore, come giustamente dicevi anche tu. Vediamo un sacco di società prese da fondi di investimenti, penso al Milan, a cui magari sono un po' più legato rispetto a altri, che c'è un fondo di investimenti che vorrebbe, poi tra il dire e il fare sappiamo che c'è di mezzo il mare, prendere la società, magari risanare i conti e rivenderla guadagnandoci, qualcuno dice speculando, però c'è nella parola speculazione, c'è sempre quel qualcosa di poco chiaro, invece in realtà sono cose che ci stanno, insomma, alla fine alcune sono addirittura quotate in borsa, parliamo di società di capitale, e quindi ci sta che queste società anche vengano
utilizzate tra virgolette per farci un guadagno. Su questo non ci vedrei niente di male, anzi sarei ben contento che la Triestina domani diventasse una realtà virtuosa, di buon livello, che addirittura consente a chi la gestisce di guadagnarci su, sarebbe perfetto. Ci sarebbero tanti altri argomenti, abbiamo anticipato, torneo di tennis molto importante, giusto spendere una parola, viene un tennis di qualità a Trieste con un bel montepremi, quindi speriamo possa essere anche apprezzato da parte di chi partecipa o chi partecipa da giocatore o chi invece va a visionare, perché ci sarà un pubblico, seppur con tutte le norme che abbiamo detto prima, quindi comunque è importante che anche il tennis a Trieste abbia un movimento di tornei e di anche atleti che si avvicinano in città. La pallavolo, che abbiamo purtroppo ricordato, soffriva prima di un problema strutturale di palestre, soffre ancora di più adesso, quindi forse è lo sport di squadra che è stato maggiormente penalizzato. E poi ci sono tantissime altre società, dalla ginnastica artistica alla vela, e noi oggi siamo la società Velica Barcole Grignano, e quindi ne facciamo un plauso anche per l'attività che porta avanti questa società, non soltanto per l'organizzazione della Barcolana, che sarà una Barcolana anche lì, lo diceva il presidente Gialuz il giorno in cui lunedì scorso abbiamo cominciato qui le dirette, sarà un po' diversa fisiologicamente, ma non mancherà comunque di voler far partecipare tutta la città. E poi via via, adesso è inutile, farò torto a qualcuno perché non dimentico qualche sport, dalla scherma al judo, passando per il badminton al ping pong, comunque potremmo stare ancora molte ore a parlare di cosa va e non va in questi sport. Il basket l'abbiamo forse un po' tralasciato in questa mezz'ora assieme a Roberto Rizio, diciamo soltanto la squadra è stata completata. Speriamo che sia un anno positivo per l'Allianz. Ma assolutamente, la squadra è pronta, inizia adesso diciamo al netto di quarantene e inserimenti pian piano degli americani che arrivano, però la squadra è stata appunto completata, il roster è pronto, sembra insomma una squadra di qualità, costruita abbastanza bene, con tutti i tasselli al suo posto, con le risorse a disposizione. Credo si sia fatto un buon lavoro, c'è stata anche la presentazione da parte di Ghiacci e dal Masson nei giorni scorsi, con fiducia, insomma speriamo possa essere una stagione un po' più tranquilla rispetto a quella che poi si è interrotta bruscamente, che quella scorsa, speriamo appunto di vedere magari un Allianz di nuovo che possa puntare a un posto nei playoff e a giocare una stagione divertente, appunto sperando di poter avere il pubblico al Palatrieste. Grazie Roberto Rizio. Grazie per essere stato con noi, per un approfondimento sportivo che ci faceva piacere poter mandare in onda. Ringrazio i telespettatori per averci seguito e telefonati, ridò la linea allo studio, noi ci vediamo domani.